Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Così Corrado Mantoni, meglio conosciuto come il conduttore del popolare programma televisivo La Corrida, annunciava 68 anni fa la fine della guerra e la liberazione dell'Italia. Terminava il ventennio fascista, l'occupazione nazista, la guerra civile italiana che aveva opposto partigiani e repubblichini di Salò, figli della stessa patria divorati da ideali non sempre nobili che tra ripercussioni e fucilazioni sommarie di ex d'ogni parte lasciavano sul campo milioni di soldati, dall'altra la ricostruzione politica e sociale di una nazione divisa e devastata. Il Sud aveva firmato quasi due anni prima la sua resa alle truppe angloamericane, l'8 settembre 1943, con il Trattato di Cassibile, la nascita del Regno d'Italia. L'effetto fu l'avvio della caccia al soldato italiano in tutti i territori d'Europa occupati ancora dagli ex alleati nazisti. La storia li chiama soldati allo sbando, vittime, scrivono alcuni studiosi, dell'incoscienza di Badoglio, del re e del naufragio degli ideali. In patria invece le popolazioni del meridione furono inghiottite dalla violenza delle truppe tedesche che punivano gli italiani traditori. Hitler da Berlino ordinò di fare terra bruciata, ossia rendere l'Italia un cumulo di cenere. Cos'è quindi il 25 aprile? Un giorno per celebrare la riconciliazione suggellata con il sangue di milioni di persone o il trionfo di una sola parte? La storia d'Italia non è mai stata a senso unico. Troppe pagine scritte velocemente e poi nascoste, troppi silenzi assensi che hanno reso gli italiani un popolo dalla memoria corta. A distanza di 68 anni dalla liberazione ancora si organizzano fantomatiche marce su Roma, si assiste ad un fervore popolare che protesta per il solo gusto di annientare, un po' come fece quel grande movimento che si estese dal 1945 in poi, da Roma in giù, dall'uomo qualunque, stanco di tutto e di tutti. Si dice no alle larghe intese, dimenticando che la nostra Costituzione, la più bella del mondo, è stata espressione di forze politiche contrapposte. Che sia quindi il 25 aprile giorno di riconciliazione, magari qualcuno annuncerà una nuova notizia straordinaria. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.